cosa? Come mai sei così magrolino? E io che ti ho catturato nella speranza di fare una bella scorpacciata. Sei tutto pelle e ossa, non c'è gusto a mangiarti. Resta lì e quando sarai bello grasso ti metterò in pentola. Oh, Gretel! Ecco, lo Stato si comporta proprio come la strega di Hansel e Gretel. Ci mette sulla bilancia una volta o due volte l'anno, a seconda dell'attività che svolgiamo, e poi si nutre della nostra energia, della nostra esistenza, della nostra vita, di quella ciccia che siamo riusciti ad accumulare e a produrre con il nostro lavoro, con la nostra volontà, con il nostro impegno. Ci tiene proprio come la strega di Hansel e Gretel, chiusi in una gabbietta, facendoci vivere un'esistenza in funzione della sua esistenza. Tutto questo grazie all'articolo 53 della Costituzione, che dice che tutti i cittadini concorrono a seconda della loro capacità di creare reddito, ciccia, alle spese dello Stato. Il PIN propone invece una tassa unica uguale per tutti di 3.000 euro annuale, tutti la pagheremmo e tutti riceveremo in cambio un uguale servizio. Così a nessuno verrebbe la tentazione di mostrare alla strega Stato l'ossicino del nero, dell'evasione, dell'illusione, del sommerso, perché non saremmo più noi a dichiarare, ma sarà lo Stato, al contrario, a dirci che servizi ci darà in cambio di quello che noi gli paghiamo. Un uguale servizio che tutti riceveremmo dopo aver pagato tutti la stessa uguale tassa. Chiave d'accesso per il mondo, per decidere che sta succedendo. Apro il cuore al mio potere essere umano, per un'Italia nuova sono pronto. Partiamo! Prova a immaginare nuovamente. Bentornato io. Maggio 15 e 16.